siamo tanti impegnati qui di fare un'agricoltura diversa per quello che mio figlio, oramai io sono vecchia, cosa volete, ma lui se ne occupa attivamente, ha quante vacche ci sono? Oggi è andato a farle vedere la televisione, gli ho detto a quelli della televisione, andate a vedere le olgettine di mio figlio. In un territorio come il nostro, che permette delle produzioni agricole di altissima qualità, come il biodinamico delle cascine orsine che ci ospita, ma anche sappiate che Pavia appartiene alle tre province che producono una qualità di riso che è straordinario, è l'80% della produzione di riso nazionale. È una biodiversità produttiva che assolutamente va difesa. Basta sottolineare il fatto come oggi il consumo di suolo sia diventato questione fondamentale e dibattito aperto in una provincia come quella pavese che ha subito fortemente la speculazione edilizia. Sappiate questo, credo che sia l'esempio che meglio prefigura il valore del Parco del Ticino. Se il Parco del Ticino non ci fosse stato, con le sue regole e i suoi vincoli, questo territorio sarebbe come la Brianza, sarebbe stato completamente cementificato, perdendo tutte quelle ricchezze che non sono soltanto ambientali ma anche economiche. L'articolo che parlava giusto di questa iniziativa delle cascine, ho subito cambiato programma per venire a vedere le cascine e sono anche contenta di averlo fatto, sono contentissima.